Giovanni Lazzetti, detto il ballonaio, nacque a Borgonovo Valtidone il 16 gennaio 1920, terzo di cinque fratelli. Appena vide la luce, la sua famiglia, di umili origini, si trasferì a Castel San Giovanni. Il padre, monco di una mano, gestiva un banco di giocattoli al mercato del paese. Ben presto, il piccolo Giovanni comparve accanto al banco in aiuto del genitore. Vendeva palloncini e da qui il soprannome che lo ha accompagnato tutta la vita. A soli 17 anni si arruolò volontario nei paracadutisti. In seguito, per motivi rimasti misteriosi, fu spedito in Marina, dove il 3 luglio 1940 fu arruolato presso il deposito Crem di La Spezia. All'indomani dell'8 settembre 1943, nonostante le difficoltà di ogni genere, iniziano a nascere le prime bande partigiane. In provincia di Piacenza i primi due nuclei furono la Banda Piccoli, organizzata da un comunista di Fiorenzuola il cui vero nome era Giovanni Molinari, e la banda di Fausto Cossu, un sardo tenente dei carabinieri. Il ballonaio entrò a far parte della banda Piccoli. Nell'estate del 1944 il ballonaio entrò a far parte della divisione Giustizia e Libertà, comandata da Cossu, e in seguito al continuo afflusso di nuovi patrioti diventò il comandante di un reparto autonomo di una squadra volante. La squadra volante del ballonaio passava quasi ogni notte con il suo camion carico di uomini sulla via Emilia e sulle strade secondarie che in essa confluivano. Il suo settore di operazione era tra Castel San Giovanni e San Nicolò, anche se i suoi sconfinamenti erano frequenti. La tecnica utilizzata dal ballonaio per mettere a segno i colpi lungo la via Emilia era sempre la stessa. Il Lazzetti, travestito da ufficiale tedesco, accompagnato da un paio dei suoi uomini pure camuffati da tedeschi che gli guardavano le spalle, raggiungeva la grande arteria stradale. Qui si piazzava in mezzo alla strada e, impugnato un dischetto bianco e rosso, costringeva gli automezzi nemici a svoltare in una strada secondaria, dove c'era in agguato il grosso dei suoi uomini. L'elenco delle sue azioni è un autentico bollettino di guerriglia scatenato dal ballonaio in prospettiva dell'insurrezione che si credeva imminente. Nello stesso periodo, il ballonaio organizzò una vera e propria beffa ai danni del generale Wolf, capo delle SS tedesche e signore assoluto delle retrovie italiane durante quella guerra. Il ballonaio, che aveva la quarta elementare, spacciandosi per capo di tutti i partigiani piacentini, fu ricevuto da Wolf e da lui ottenne una forte somma di denaro in cambio della resa di migliaia di partigiani. Non ci fu nessuna resa e i soldi del capo delle SS furono usati per acquistare gli scarponi a centinaia di ribelli delle montagne. Nell'inverno del 1944 i partigiani speravano nell'arrivo delle truppe alleate, che invece furono fermate dalla resistenza tedesca. La posizione geografica e strategica della provincia di Piacenza, posta a ridosso della via Emilia, che riforniva la linea gotica, convinse il comando nazifascista, incattivito anche dalla grande burla del ballonaio, ad organizzare un grande rastrellamento. L'offensiva si svolse in due successivi momenti, nella terza decade del novembre 1944 e nei primi giorni del gennaio del 1945. Per questa operazione i tedeschi si servirono di truppe nazimongole, la 162esima Turkestan al comando del generale Ralph von Heigendorf, composta da uomini in parte catturati sul fronte russo. Truppe alle quali era stata promessa mano libera per il saccheggio. La 162esima Turkestan, specializzata in rastrellamenti, era già stata utilizzata in Jugoslavia contro i partigiani di Tito, era composta da 15.000 uomini e fu schierata tra Piacenza e Voghera. Von Heigendorf sferrò l'attacco il 23 novembre del 44.
Ad appoggiare la fanteria, tre batterie da 88 e diversi mortai piazzati nella zona di rottofreno, tre batterie da 75 a 27, più altri mortai e una batteria di grosso calibro schierati fra Stradella e Voghera. Quando elementi della 62esima Turkestan occuparono il paese, i muri di Borgo Nuovo erano ancora ricoperti di scritte dove si leggeva «Evviva il ballonaio, terrore dei fascisti!» oppure «Evviva i valorosi partigiani della Valtidone!» Nei giorni che videro i combattimenti tra partigiani e le truppe dei rastrellatori, il ballonaio si prodigò per contenere il nemico sulle alture di Trebecco. L'alba del 23 novembre vide la prima puntata dei mongoli su Borgo Nuovo. Gli uomini dal volto giallo e schiacciato seminarono il terrore nelle vallate piacentine. La resistenza, opposta dagli uomini della Rocca d'Olgisio, già assalita senza successo il luglio precedente, questa volta fu dispersa. Quando le brigate partigiane del versante occidentale furono sopraffatte, da Trebecco il ballonaio ancora teneva duro con i suoi uomini e venne circondato. Lo mandò rinforzi, ma questi non arrivarono. L'ex marinaio tenne ugualmente la posizione con i suoi, tutti piazzati sul costone della diga. Dopo varie ore di resistenza ed un combattimento all'arma bianca, l'ondata dei rastrellatori travolse anche l'ultima resistenza del gruppo del ballonaio. La Valtidone era stata ormai sgomberata dai partigiani. Il ballonaio, con presenza di spirito e decisione, guidò in salvo se stesso e i pochi uomini che gli erano rimasti, con le armi e le munizioni. Nei giorni più cupi per la resistenza, quelli che seguirono il grande rastrellamento, era un ballonaio amareggiato e triste, che però non rinunciava a spostarsi nella provincia piacentina in attesa di mettere a segno ugualmente un colpo, quando invece molti altri stavano ben nascosti. E così, il 18 gennaio del 45, nonostante tutte le raccomandazioni alla prudenza, il ballonaio si recò a Castel San Giovanni. Qualcuno dice per incontrare una donna, ma è un'ipotesi poco credibile. Forse invece per mettere a punto i dettagli della sua azione ai danni del presidio tedesco e fascista. Una terza possibilità, che è quella più verosimile, l'ex marinaio si recò in paese su esplicita richiesta di qualcuno che doveva incontrare e fu tradito. L'appuntamento era una trappola. Il ballonaio venne arrestato dai fascisti che lo caricarono su un'autoblinda e prima di farlo arrivare in cella sfogarono la loro rabbia riempiendolo di botte. Pesto e sanguinante, il ballonaio fu condotto a Piacenza, alla caserma Biselli. Ci fu un processo, ma fu ovviamente una farsa. La sentenza era già stata stabilita non in un'aula di tribunale, ma altrove, ancora prima che Giovanni Lazzetti fosse catturato. La sera del 19 gennaio 1945 il ballonaio fu fatto scendere da una macchina nei pressi del muro di cinta del cimitero di Piacenza, ad accompagnarlo un nugolo di camicie nere. I suoi movimenti erano impacciati dalle catene, aveva un occhio completamente tumefatto. Dopo l'ultima sigaretta il ballonaio venne fucilato alla schiena. Un istante prima della scarica gridò: «Viva l'Italia!». Ai partigiani con cui aveva condiviso le ultime sue ore in carcere disse: «Non piangete, fra un'ora non ci sarò più, a me non importa di morire, perché fino all'ultimo ho servito la causa della libertà».